Un cinema citrigno pieno di gente ha accolto Mario Chiuto nel giorno della presentazione della sua ricandidatura a Palazzo d'Ebruzzi. Un Mario Chiuto che, dopo essersi sottoposto alle domande dei giornalisti, ha illustrato ai presenti in sala quel che ha realizzato nei suoi primi 5 anni e il programma da realizzare qualora i cosentini gli daranno nuovamente la fiducia per espletare il suo secondo mandato. Sì, oggi è l'apertura ufficiale della campagna elettorale per queste nuove amministrative. Noi abbiamo in questi anni, credo, realizzato tante cose, i cittadini mi circondano di molto affetto. Secondo me questo percorso è stato interrotto bruscamente dalla sfiducia di alcuni consiglieri che sono passati da una parte all'altra. È stato un tradimento non tanto a me, ma alla città e ai cittadini, perché alcune opere potevano essere completate, oggi sono ancora un po' ferme, altre erano anche in itinere, piccole opere importanti anche, così come delle attività che erano in corso. Oggi la città è un po' sofferente anche nella gestione dei servizi e non c'è quell'attenzione che c'era ovviamente con un'amministrazione di tipo ordinario, e credo che tutto questo è un danno per la cittadinanza, è un danno che è stato in qualche modo perpetrato proprio per fini, diciamo così, personalistici e non per l'interesse vero nella città. Completare le opere attuali interrotte in seguito alla fine anticipata del mandato, uno dei primi obiettivi di Mario Chiuto qualora dovesse ridiventare sindaco per i secondi 5 anni. Sì, guardi, questa sera parleremo anche del futuro. Noi stiamo portando avanti un programma che è un programma complesso, articolato. Abbiamo una visione strategica di questo territorio, della città in particolare, una visione che non può esaurirsi, diciamo, in pochi anni, ma che è complessiva. Noi operiamo per realizzare il più possibile, diciamo, di questo progetto che abbiamo in mente. Questa sera lo presenteremo insieme a questo percorso che abbiamo già avviato negli anni. Cosenza è già diventata una città molto viva, una città attiva, che già si apre a scenari di tipo nazionale e internazionale, dal punto di vista proprio anche della produzione culturale, dei tanti visitatori e turisti che arrivano qui già e che apprezzano questa straordinaria città che però prima era dimenticata e triste. Oggi vogliamo rilanciarla, abbiamo gli altri 5 anni per fare questo, io credo che i cittadini ci danno la fiducia.